Si possono fare mille considerazioni e mille disquisizioni. Credo che siamo di fronte a 40 giorni in cui abbiamo davanti 8 partite e mezza, in cui dobbiamo giocare uno ogni 3 giorni. Quindi se siamo arrugginiti ci oliamo in assoluto velocemente. Se siamo oliati speriamo di non consumare tutto l'olio che abbiamo. Cioè, il problema è che. E quindi niente, bando tutte le considerazioni. Abbiamo lavorato un anno per arrivare a questi 40 giorni, ora siamo qua. Dovrebbero essere 40 giorni di dentro una campana, nel senso che vinciamo o che non vinciamo questa partita o quella partita, lascia il tempo che trova. Quello che conta è che tu fai i punti necessari per raggiungere l'obiettivo, se no ogni volta non c'è il tempo neanche di squisire, perché ogni 3 giorni, quindi tu immagina se ogni 3 giorni noi dobbiamo metterci qui a fare commenti o in posizione. Quindi. Ma vedi, le chiacchiere non sono mai state fatte, hanno ripreso quello che è stato scritto. Io mi ricordo perfettamente che. Quando ho fatto l'intervista con Sky, poi a taccuini chiusi, ma adesso li riapriamo perché sono stati scritti, quindi non erano chiusi, erano aperti. Avevo detto che erano, parlando di Parisi, di Guberti, eccetera, era una partita in cui bisognava fare qualche riflessione. Mi sembrava giusto farlo, no? La riflessione. Questo non significava non portare, ufficialmente non portare i giocatori. No, sto dicendo, erano taccuini chiusi, ma è stato scritto, quindi vuol dire che i taccuini chiusi non sono mai chiusi. Allora, ne ho preso atto e purtroppo ha suscitato un vespaio senza fine, ma io non è stato detto da nessuno, quindi diventa bizzarro dover giustificare quello che non è stato detto, è stato detto da altri, io devo giustificare quello che è stato detto da altri. Cioè, nessuno ha mai preso in considerazione il fatto di non portare i giocatori, sarebbe demenziale, cioè, e sarebbe anche offensivo nei confronti dei giocatori, nei confronti della società del Torino, nei confronti dei tifosi del Torino e nei confronti anche di tutte le altre squadre. Quindi voglio dire, è una situazione a volte un po' bizzarra, ma dobbiamo farci il callo. Io credo che se dovessimo centrare l'obiettivo, credo che, non so se abbiamo fatto ritornare l'orgoglio di essere grande, ma sicuramente abbiamo mantenuto la parola che era quella di riaccendere la fiammella, di riaccendere la cellula granata che era sopita, aveva voglia di rinascere. Io credo che se lo dovessimo centrare, beh, anche qui ci dovremmo, soprattutto la squadra in questo caso, si dovrebbe sentire orgogliosa di questo, più che della promozione stessa.